questo nuovissimo video. Da come avete visto nell'intro, appunto, si parlerà oggi di skincare, in particolar modo di tre nuovi prodotti, ossia gli scrub, gli sugar scrub di L'Oreal. Perché sono andata al loro evento, mi hanno omaggiato di questi tre scrub e io ho pensato, appunto, essendo un video in collaborazione, di non provarne uno ma tutti e tre, quindi farò il mio viso a zone in base appunto alla tipologia di pelle per la quale sono indicati. Quindi io vi consiglio ovviamente di trovare il vostro scrub in base alla vostra tipologia di pelle, quindi non fare quello che sto facendo io oggi, però appunto voglio farvi vedere le diverse texture. Prima di iniziare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se appunto volete continuare a seguirmi e se vi fa piacere, quindi entrare a far parte della Fair Family. Se appunto così fosse, quindi se siete nuovi, lasciatemi un commentino con l'hashtag Fair Family, così so chi sono i nuovi arrivati. Se invece siete già iscritti, vi invito ad attivare la campanella nel caso non vogliate perdervi i video che carico, perché sapete che le notifiche non arrivano mai a meno che non le attiviate. Detto ciò, iniziamo subito col provare gli scrub. Il componente principale di questi scrub è lo zucchero. Ed è... Lo sapete che ho un problema con lo zucchero, è anche serio. Quindi quando ho visto la presentazione di questi prodotti avevo gli occhi completamente a cuoricino e non vedevo l'ora di provarli. E poi, oltre allo zucchero, per ogni singolo scrub, quindi per ogni tipologia di questi tre scrub, abbiamo tre ingredienti diversi, che sono il kiwi, l'uva e il burro di cacao. La cosa bella di questi scrub è che loro hanno detto che una volta applicati possono essere lasciati qualche minuto in modo da lasciare agire sia gli zuccheri dello scrub stesso, sia i componenti aggiunti allo zucchero. Infatti hanno detto anche che contengono tre tipologie di zuccheri diversi. Quello zucchero è un esfoliante naturale, sappiamo che tante volte cerchiamo di farci anche il nostro scrub utilizzando delle cose naturali che abbiamo in casa. Con L'Oreal potete trovare tutto già fatto. Abbiamo lo zucchero bianco, lo zucchero grezzo e lo zucchero di canna. Qua appunto c'è scritto che lo zucchero bianco è estratto dalla barbabietola e composto da cristalli fini con un diametro più piccolo per un'azione efficace sulle cellule morte e residui di impurità, mentre lo zucchero di canna è ricco di vitamina B, B5 e B6 che donano nutrizione e protezione, mentre lo zucchero grezzo è ricco di vitamine B, contiene minerali indispensabili come calcio, magnesio, essenziale per il metabolismo e la differenziazione delle cellule. E come vi dicevo, ci sono tre tipologie di scrub diversi con tre ingredienti diversi, oltre appunto alla base di zucchero. Abbiamo questo qua che è l'esfoliante illuminante, che io ho associato nell'intro all'uva, perché appunto al suo interno troviamo olio di semi d'uva ricco di vitamina E in una formula per illuminare l'incarnato e olio di mono idratante naturale, conosciuto per proteggere e combattere l'effetto pelle spenta. Abbiamo una texture in questo scrub morbida e deliziosamente profumata, quello è vero, profumano tutti quanti e sanno degli ingredienti che ci sono dentro, una cosa pazzesca. La cosa bella di tutti questi scrub è che ci hanno detto che possiamo utilizzarli sia per il viso sia per le labbra. Poi abbiamo questo qua che, come vedete, è verde, è bellissimo da vedere questo, ed è l'esfoliante purificante. Quindi qui abbiamo sempre tre zuccheri fini però con estratti di kiwi. Infatti se guardate bene ci sono proprio questi puntini neri che sono i semini del kiwi. Quindi al suo interno troviamo le proprietà levighanti dei semi di kiwi che riducono visibilmente i punti neri e l'olio essenziale di menta piperita in una formula pensata per ridurre le imperfezioni. In più al suo interno abbiamo l'olio essenziale di citronella in una formula che purifica la pelle del viso. E appunto questa formula di questo scrub in particolare è una formula riscaldante che aiuta a dilatare i pori, quindi riuscite a scrubbare nel profondo della vostra pelle per lasciare poi appunto la pelle super levigata ed eterna. Ultimo scrub, ed è anche il mio preferito perché appunto ho una pelle super secca che ha bisogno di essere proprio idratata al massimo. Questo qua ha sempre all'interno i suoi tre zuccheri come tutti gli altri scrub, però contiene anche il burro di cacao che è un ottimo idratante naturale. Infatti è ricco di acidi grassi essenziali per lenire la pelle secca e l'olio di cocco appunto conosciuto per proteggere la barriera cutanea, e poi ci sono anche chicchi di cacao che rimuovono le cellule morte e rendono il viso più morbido. Infatti la texture di questo, è vero, è fine cremosa. Io li ho già, come vi ho detto, provati anche all'evento e adesso li proveremo proprio sul mio viso. Vi lascio i link nell'info box nel caso vogliate saperne di più, anche per dove acquistarli. Comunque tutti e tre gli scrub indicativamente costano 10,99€, sono da 50 ml, sono in vetro e non vedo l'ora di usarli, dai. Allora, inizierei con, visto che quello al kiwi è purificante, lo applicherei in questa zona qua, dove ho proprio i pori dilatati e i punti neri, quindi qua. Questo visivamente tra tutti è il più figo. E lo vado ad applicare, come vi dicevo, in questa zona qua. Quindi vado già a massaggiare il viso. Ha un profumo buonissimo, ragazzi. Cioè, qualcosa di
che buono. Quindi vado a massaggiare per aiutare gli zuccheri a sciogliersi in questo modo. E potete fare questi scrub fino a 3 volte a settimana. Essendo comunque scrub, non è necessario farli tutti i giorni proprio per non andare anche ad irritare troppo la pelle, anche se comunque la presenza degli zuccheri e questa componente molto molto morbida non va neanche troppo ad irritare la pelle, anche per chi ha problemi di acne, per chi ha problemi di, ovviamente, un'acne passeggera, cioè se avete un'acne bella forte vi consiglio di andare comunque da un medico. E in effetti è vero, usandola, cioè, sento un po' il viso riscaldato, ma non caldo caldo caldo, sento proprio lo scrub che sta agendo. Adesso vado a provare lo sugar scrub esfoliante nutriente, quello con all'interno l'olio di cocco e il burro di cacao. Siccome io ho una pelle super iper secca in questo punto e in questo punto qui, vado a scrubbare questa zona. Questo è molto più morbido, questo qua è più gelloso, come vedete, perché rimane anche molto lucido e quando lo applicate sentite proprio che è un gel morbido, mentre questo qua è proprio oleoso. E adesso vado ad applicare l'ultimo scrub per provare la texture e sentire un po' com'è, vedere cosa mi fa, l'esfoliante illuminante. Infatti vado ad illuminare questa zona delle guance, proprio perché avendo anche un po' di macchioline da schiarire, vado ad utilizzare lo scrub proprio qui. Questo è simile a questo qua, al burro di cacao, però è ancora più soft. Come vedete i colori sono totalmente diversi l'uno dall'altro e anche il profumo. Che goduria, ragazzi! Sembra di essere in una spa. Mi voglio di mangiarli, ve lo giuro. Lascio un po' qualche minutino e poi vado a sciacquarmi il viso e vediamo dopo com'è la pelle. Ho appena sciacquato via tutti e 3 gli scrub e la sensazione mentre già li sciacquavo era di una morbidezza in questa zona. E in questa zona qua mi sento proprio la pelle morbidissima, idratata. Qua me la sento liscissima, è assurdo che ci sono veramente 3 tipologie di pelle. Cioè, allora, qua è veramente morbida. Cioè, sento ancora il burro di cacao che è proprio entrato e l'ha bevuto tutto. La mia pelle qua invece è super liscia e compatta, cosa che il naso è molto difficile perché ho un sacco di pori dilatati, punti neri, insomma. Qua è proprio compatta, vedo anche la pelle più compatta, è assurdo. Mentre in questa zona qua dovrebbe aver schiarito, è comunque idratata e pulita. È normale che, come tutti i prodotti, più li usiamo più l'efficacia aumenta, quindi vedremo nel corso della mia vita usandoli, perché veramente mi sono innamorata di questi 3 prodotti, al di là della collaborazione, al di là di questo video, al di là appunto del fatto che me li abbiano regalati e tutto quanto, mi sono piaciuti fin dall'inizio, quindi li userò tantissimo, saranno i miei scrub preferiti. Quindi, detto questo, la pelle è pronta per essere truccata, io applicherai il fondotinta per vedere come si comporta dopo questo scrub. Wow! No, vabbè, il naso è qualcosa di pauroso, è super compatto. Guardate la pelle, cioè, ricordatevi che una buona base, una buona skincare aiuta il make-up, aiuta l'applicazione, la resa del make-up. Infatti io non sto facendo per niente fatica e mi piace un sacco la mia pelle. Non lo so, non so se riuscite a percepire quanto è luminosa, idratata e compatta nel video, cioè, mi piace tantissimo. Le mie labbra sono screpolate, vado a fare uno scrub proprio anche sulle labbra, perché come vi ho detto tutti questi scrub possono essere utilizzati anche sulle labbra, e visto che ci stiamo preparando con un make up on fleek, ci andiamo a provare lo scrub sulle labbra e usiamo quello al burro di cacao e olio di cocco, questo qua che è l'esfoliante nutriente. No, vabbè. Eccola qua. L'ha tolta. No, vabbè. No, non sapete quanto ci metto io, ogni volta devo starmela a staccare poi io, Bellissimo. E poi sono idratate. Che bello, mi piace un sacco. Sono molto happy. Raga, io ho finito, spero che la mia pelle vi piaccia. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, vi abbia fatto scoprire dei prodotti nuovi per la skincare, appunto. E niente, spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciatemi un bel pollice in su. Ci vediamo al prossimo video e grazie per aver guardato questo. Ciao!